Bentornati amici nella cucina di Zia Gio. Prima di cominciare vi presento i nostri sponsor. Le nocciole sono offerte da Gala Nocciole di Massimo Ferrero Mango. La carne dal salumificio benese Benevagenna. Il vino dall'azienda agricola Roussel di Marco Rosselli Barbaresco. E adesso cominciamo la nostra puntata. Buongiorno amici. Oggi cuciniamo il capunet. Iniziamo con il bollire le verze. Io le ho già staccate dalla verza e le foglie e le mettiamo a bollire nell'acqua per 2 o 3 minuti. Nel frattempo mettiamo della carta assorbente per asciugare le nostre verze. Prendo un tagliere per appoggiare. Direi che vanno bene perché basta soltanto sbollentarli perché poi tanto li cuociamo. Nel frattempo ne metto un'altra, questa è grande. Tampono. Più di un caponetto, ma questa la tolgo. Ok, io direi che va bene così. Tamponiamo ancora anche queste, magari ne mettiamo ancora una e poi questa qui e poi iniziamo con il ripieno. Ok, perfetto. Metto da parte e inizio con il ripieno. Allora, il ripieno mettiamo un po' di burro in questa padella, mettiamo il nostro misto per soffritto. Ok, appena frigge leggermente, mettiamo degli spinaci. Lo spinacio non deve essere proprio cottissimo. Ok, nel frattempo ho fatto ammollare un po' di mollica di pane con del latte. Adesso andiamo a spremere bene la mollica dal latte. La mettiamo qua. Ok. Adesso prendiamo il nostro spinacio con il soffritto, misto di soffritto, e andiamo a tritarlo. Ok, direi che va bene. Adesso prendo una boule. Metto la nostra carne trita di maiale, la nostra verdura con la mollica di pane,
amalgamiamo bene, metto del sale, un pizzico di sale. Mettiamo un po' di pepe, del parmigiano, amalgamiamo ancora. Adesso mettiamo un uovo. Poi potete aggiungere del parmigiano se ne volete di più. Adesso metto ancora il pane grattugiato. E continuiamo a mescolare. Il ripieno è pronto. Riprendo la mia berza. Allora, ne prendo una foglia per volta, tolgo la parte centrale, che è dura, e divido in due la foglia, così. Eccoci qua e inizio a fare il mio caponetta. Metto una pallina di composto, avvolgo nella foglia di cavolo e faccio questo involucro. Adesso la chiudiamo bene. Eccoci qua. Tagliamo l'eccesso. Ok, proseguiamo sempre nello stesso modo. Questa è molto grande, quindi la taglio. Ne facciamo ancora due. Eccoci qua. Facciamo questa che è un po' più piccolina. Ecco qua. Adesso procediamo con la cottura del caponette nella stessa padella che abbiamo utilizzato prima. Metto ancora un po' di burro. E metto i nostri caponette all'interno della nostra padella. Perfetto. Li lasciamo rosolare per 2-3 minuti per ogni parte. I nostri caponette sono cotti e passiamo all'impiattamento. Ecco qua.
direi che ne mettiamo due perché sono belli grandi. Mettiamo un po' dell'oro liquido di cottura e un po' di granella di nocciole. Ed ecco qua il nostro caponnette. Accompagniamo il nostro caponnette con un arnaise dell'azienda agricola Roussel di Barbaresco. Buon appetito!